2020 il 61% dei giovani, soprattutto ragazzi e ragazze, si sente vittima di cyberbullismo e il 68% afferma di essere testimone. Dall'altro lato l'8% di ragazze ammette di aver compiuto atti di bullismo, cyberbullismo, che mentre questo dato nei maschi cresce fino al 15%. Inoltre questo è quello che emerge dai dati raccolti dall'osservatorio 2020 di Terre des Hommes e Scuola Zoo. In questo ultimo periodo possiamo affermare che circa il 93% degli studenti e degli adolescenti possono infatti affermare di sentirsi soli in questo periodo. Tra ragazzi e ragazze, 6 su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online. Soprattutto per le ragazze, oltre il 60% sostengono di avere paura delle molestie sessuali. Tra i pericoli che ci sono di più tra maschi e femmine abbiamo il cyberstalking, il revenge porn, le molestie online e il cyberbullismo. Dopo il cyberbullismo, la paura di quasi tutte le ragazze è il revenge porn, di essere adescate da dei malintenzionati e di perdere la privacy online. Infatti, uno su tre di adolescenti afferma di aver trovato sui social network, ad esempio, sue foto online senza il suo consenso, mentre circa il 95% delle ragazze trova tramite altri cellulari o sempre sui social network proprie foto hot. Notizia di fine dicembre che TikTok, il social network popolato per lo più da persone giovani, ha scelto di limitare consapevolmente la visibilità di post di persone disabili o obesi, ritenendoli soggetti più vulnerabili al cyberbullismo. Infine, la giornata mondiale contro il cyberbullismo e il bullismo è il 7 febbraio, dove si ricordano tutte le vittime che si sono suicidate a causa di queste, diciamo, correnti, e noi stessi invitiamo a non bullizzare, visto che lo fanno soprattutto i ragazzi. Non bullizzate, perché non porta nulla di buono e serve solo a farvi sembrare superiori agli altri, ma non è così.